E un ciao a tutti, belli e brutti, basbetta del mese numero 117, numero Andri 70, amici del Belgio. C'è una giovane coppia che sta discutendo, iniziano a litigare per un rapporto sessuale a letto non proprio appropriato. Dopo un po' lui decide di scriverle una lettera per spiegarle tutta quanta la situazione, poi dopo si incammina a lavorare. La moglie vede la lettera e incomincia a leggere. Cara Carolina, durante lo scorso anno ho tentato di fare l'amore con te 365 volte. Ci sono riuscito solo 36 volte, che significa una media di una volta ogni 10 giorni. La seguente è una lista del perché non ci sono riuscito più spesso. 54 volte le lenzuola erano pulite, 17 volte era troppo tardi, 49 volte di troppo stanca, 20 volte faceva troppo caldo, 15 volte hai fatto finta di essere addormentata, 22 volte avevi mal di testa, 17 volte avevi paura di svegliare le bambine, 12 volte era il periodo sbagliato del mese, 19 volte dovevi alzarti presto, 9 volte non eri dell'umore giusto, 7 volte avevi preso una scottatura solare, 6 volte stavi guardando c'è posta per te, 5 volte non volevi rovinare la pettinatura appena fatta, 3 volte avevi paura che ci sentissero i vicini, 9 volte avevi paura addirittura che ci sentisse tua madre. Delle 36 volte che sono riuscito, l'attività non è stata soddisfacente. Perché? 6 volte eri sdraiato e non hai partecipato, 8 volte mi hai detto che avevo una grata in un occhio, 4 volte mi hai detto di fare alla svelta, 7 volte ho dovuto svegliarti per dirti che avevo finito, una volta ho avuto paura di averti fatto male perché mi è apparso che tu ti spostassi. Ti amo. La moglie, sentendosi presa in giro, decise anche lei di scrivere una lettera al marito. Il marito torna a casa, vede una lettera e incomincia a leggere. Al mio caro Giovanni, credo che tu sia un po' confuso. Queste sono le ragioni per le quali non hai ottenuto niente di più. 5 volte sei tornato a casa ubriaco e hai cercato di scoparti il gatto, 36 volte non sei proprio tornato, 21 volte non sei venuto, 31 volte sei venuto ma troppo presto, 19 volte ti sei ammosciato prima che tu potessi infilarlo, 10 volte avevi crampi alle dita dei piedi, 38 volte ci hai provato troppo tardi, 29 volte dovevi alzarti presto per andare a giocare a calcetto, 2 volte eri stato coinvolto in una rissa e qualcuno ti aveva colpito nelle palle, 6 volte sei venuto nel pigiama mentre ti leggevi un porno, 98 volte eri troppo occupato a guardare la Serie A, mentre per le volte che ci siamo riusciti, la ragione per cui io stavo semplicemente sdraiata era perché avevi mancato la mira e ti stavi scopando le lenzuola. Io non ho mai parlato di grata nell'occhio, ma ti avevo chiesto se mi preferivi girata o in ginocchio. PS, la volta che ti pareva che mi stessi spostando era perché avevi scorreggiato e stavo semplicemente cercando di respirare.